questo palco e poi siamo tutti voi, voi che siete qua al comizio e tutti i racanutesi, siamo tanti, siamo tanti. Allora, interveniamo dopo il precedente comizio che ci ha lasciato in eredità questa pioggerellina, anche questa una tecnica che forse volevano usare per non farci parlare. Sbagliato, perché il sindaco Bagnato è un sindaco fortunato. Così come le liste si possono fare in maniera ricca, plurale, attingendo alle risorse autentiche e vere, non pregando mogli, cugini e parenti per poter arrivare al numero fatidico di 15. Abbiamo stasera pazienza perché è necessario per le sorti di questo paese ascoltare un po' le varie proposte che si succederanno in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Che cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo ascoltato poco fa un comizio tenuto dal mio caro amico Emilio, da alcuni suoi esponenti, e è naturalmente stato un comizio graffiante, al solito, sempre solito sistema, noioso, dell'accusa, ripetitivo. E allora oggi che cosa vi aspettate? Che noi rispondiamo a modo. Anche questo sbagliato, noi rispondiamo in un tutt'altra maniera. Noi siamo questi qua e siccome lo sanno gli altri candidati che siamo una forza perché rappresentiamo il paese e soprattutto rappresentiamo il paese che vuole cambiare. Lo sapete che fanno alcuni candidati avversari? Girano per le case ed agitano una fotografia quasi fosse il babà. Attenzione, si legge Emilio Messana, però guarda questa foto, guarda chi c'era al comizio quel giorno. E noi siamo qui a testa alta e se qualcuno vuole fotografare la nostra prima fila, noi ne siamo orgogliosi. La nostra prima fila è fatta dei nostri amici, dei nostri familiari che ci sostengono veramente, è fatta di gente comune e noi con voi abbiamo fatto un patto. A voi rendiconteremo del nostro operato, a nessun altro. Sono ancora qua perché credono nella possibilità di cambiamento, ma lo sapete perché agitano questa fotografia? Perché noi abbiamo Carmela Manteliano, che è una giovane donna, una professionista, ha una nuova esperienza. Loro hanno indicato come assessore la mia amica Nicoletta Marchese, che campagne elettorali ne ha fatte tante e tutte quelle che ha fatte finora le ha perdute. Sono Nicoletta Marchese, molti di voi mi conoscono, sono designato assessore nel team Borsellino Sindaco. Vorrei raccontarvi la storia di un burattino. Dietro questo burattino, biondo, occhialuto, vi sono dei burattinai. Lui ci ha provato a planare basso, mio caro. Tutti i miei alunni conoscono il gabbiano Jonathan Livingston. Io stasera, da educatrice, non posso deludere le persone con cui mi confronto ogni giorno. I burattini stanno da un'altra parte, però è chiaro purtroppo hanno fatto un errore. Io faccio parte di questo team che non a caso ha scelto come colonna sonora cambiamenti. Questo la dice lunga nella vita e questo ce lo insegnano le psicologhe. In questi giorni di campagna elettorale invece un candidato a sindaco ha detto che, proprio comunicando a tutta la cittadinanza, che preferiva rimanere a casa a studiare le carte piuttosto che scendere appunto tra la gente e appunto parlare con loro o stringergli addirittura la mano. Emilio invece la pensa diversamente, ha proprio invitato tutta la squadra a scendere in paese, proprio andare proprio incontro alle persone, a parlare con loro. Noi stiamo facendo tante promesse, la differenza è che noi queste promesse le stiamo mantenendo. Abbiamo promesso trasparenza, ecco qua i quattro assessori designati. Non faremo accordi con nessuno, massima trasparenza. Tra di noi lavoriamo tutti fianco a fianco, noi siamo un gruppo, noi siamo una squadra, non abbiamo dei sottogruppi nel nostro gruppo che si rivaleggiano tra di loro. Noi abbiamo l'ingegnere Paolo Alessi,
elettorale nel passato l'ha fatta. Anche... poter spendere, il problema di avere tenace concetto e andarla a prendere. Studiato insieme, ossia appunto i problemi legati al PRG, i problemi legati ai LSU, al precariato, i problemi legati a un cimitero che ovviamente aspetta un intervento immediato. Chi è nuovo e chi è vecchio? Chi è nuovo e chi è vecchio? Chi è responsabile degli ultimi 20 anni? E perché non guardiamo agli ultimi 40 anni? Chi lo dice che devono essere 20, 30, 40, 50? Qui noi dobbiamo dare risposte al Paese. Io sono orgoglioso del mio impegno politico. Io mi impegno perché ho passione, perché mi piace stare con le persone, col popolo, sentire, ascoltare e immaginare che insieme a loro si possano fare passi avanti. C'è chi si presenta quasi fosse un tecnico e si è candidato alle elezioni provinciali con amico mio Carmelo Borsellino. Non ne può più, non ne può più, lasciateli stare, basta. Lo sapete cosa dicono in America, che è uno slogan bellissimo? I politici sono come i pannolini, vanno cambiati spesso e per lo stesso motivo, perché poi puzzano, lo capite perché? E allora non ci andiamo nelle solite bassezze, vi preghiamo, anche perché stendiamo un velo pietoso su quello che è stato detto, perché non merita nemmeno un briciolo di risposta. Mi hanno spiegato che l'amicizia è una cosa e la politica un'altra. E così stavo facendo. Stasera è venuto meno un principio. L'amicizia, sotto il palco, siamo amici. Qua facciamo politica.